Sesto San Giovanni. Il festival più lungo d'Europa, dicono, è vero? Sì, cioè nel senso sono tanti giorni, oltre 100 giorni di programmazione, quasi continuativi. Novità di quest'anno, lunedì riposo, a parte due lunedì, insomma, perché non ce la sento. Quest'anno c'è abbastanza imbarazzo nella scelta, dalle Coco Rosi e Timber Timber a Sun Kil Moon, Xavier Rudd, John Hyatt, per quanto riguarda gli internazionali, degli italiani Carmen Consoli sicuramente, Fedez, J-Ax, Marrakesh che ha fatto un disco bellissimo, Stefano Bollani, a chi piace il blues, la Travis Blues Band, insomma ce n'è per tutti i gusti perché è un programma che è estremamente variegato, insomma, che attraversa un po' tutti i generi musicali, il reggae, Damian Marley, eccetera, insomma. Quest'anno è il 70° della Liberazione, ha fatto questo calendario che si chiama Oggi 25 aprile 1945, che prevede una serie di iniziative. Come Arci Milano abbiamo ovviamente aderito, chiedendo a Max Collini, la voce dei Fraga Disco Pax e i Giardini di Miró, di fare uno spettacolo ad hoc che non fosse puramente retorico, nel senso di riattualizzare quelli che sono i temi fondanti della nostra comunità e quindi della resistenza dell'antifascismo in uno spettacolo che però le reinterpretasse in un linguaggio contemporaneo. Noi facciamo parte del calendario di Expo in città, che è questa iniziativa voluta comunque dal Comune di Milano, insieme al Comune di Commercio, che prende tutta l'area metropolitana e quindi anche Sesto San Giovanni. Perché io mi ricordo che il Caronte è sempre stato, cioè, sul mangiare, sul bere, sempre, sì, stato, sì, cioè, sì, sempre avuto un'attenzione particolare. Come dicevamo prima, a un certo tipo di alimentazione, a certi tipi di stili di vita, al rispetto dell'ambiente, quindi l'utilizzo di certi materiali, un certo tipo di raccolta differenziata, l'acqua gratuita, eccetera. Questo è dal 2010, insomma, sono tematiche importanti che abbiamo sempre affrontato e cercato di mettere in essere. C'eravate voi prima dell'Expo, diciamo.